È nelle mani dei prefetti il ritorno in classe degli studenti il 7 gennaio. In poco meno di un mese si tratterà di risolvere quello che non ha funzionato a settembre, in testa i trasporti. In tutte le province sono in corso incontri tra istituzioni, agenzie di trasporto pubblico locale e uffici scolastici per elaborare un piano. Un'implementazione ovviamente dei mezzi di trasporto per poter garantire la turnazione degli studenti in doppia fascia oraria e naturalmente la riduzione dei posti sugli autobus al 50% comporta per la TPL una grave di spesa. Impossibile raddoppiare i bus, dicono dal trasporto locale, che chiede al governo certezze sui fondi e alle scuole uno scaglionamento più efficace degli ingressi. La richiesta al momento più potabile è quella di fare un doppio ingresso, cioè tra le 8 e le 10, in funzione del giro dei pullman, in modo tale che lo stesso pullman possa usarlo per il secondo giro. In parallelo si ragiona anche sul noleggio di bus privati, circa 1.600 quelli messi a disposizione in Lombardia da aziende ferme per il Covid, ma un accordo economico ancora non c'è. La richiesta dei 350 euro è venuta dal tavolo della regione, nonostante noi durante le normali gite valutiamo i pullman dai 500 ai 600 euro al giorno. A Milano il tavolo sui trasporti scolastici sarà fine settimana. Da oggi gli studenti delle superiori possono registrarsi sulla web app di Città Metropolitana, che segnala i percorsi meno affollati.